7 punti in 14 partite per la Fermana, che però prova a raddrizzare una stagione fin qui da dimenticare, richiamando il direttore sportivo Massimo Andreatini, congedato 3 mesi fa e che si è ripresentato alla stampa. Sicuramente è una situazione difficile in questo momento, però sono qui per cercare di mettere un mattoncino anch'io in positivo. Chiaramente bisognerà farlo in maniera molto veloce, anche se i tempi oggi del mercato sono un po' fermi, però ho iniziato a parlare già con qualche ragazzo dei nostri per capire un po' come la pensa, in che stato d'animo è e se la sente di venire a fare questa impresa. Fiducia ed ottimismo sono state espresse dal direttore generale Andrea Galassi, che confida nel ritorno del DS Massimo Andreatini. È tornato una persona che ha fatto molto bene qui a Fermo, lo abbiamo accolto a braccia aperte, speriamo che ci dia quel surplus che in questo momento secondo me ci è mancato, ha detto parole secondo me corrette, nel senso che questa squadra deve reagire perché secondo me non vale i 7 punti che ha in classifica, però questo poi bisogna dimostrarlo la domenica. Se la fiducia nella rosa dei giocatori c'è, ma va dimostrata, è altrettanto vero che Andreattini è pronto ad apportare tutte le modifiche necessarie per cambiare la classifica. Ho conosciuto questa squadra 4 giorni fa e penso che abbia delle qualità che vanno corrette, mancano delle caratteristiche importanti, mancano delle strutture importanti. Però ci sono dei giocatori che stanno andando al di sotto delle proprie potenzialità. Io questo gap lo voglio cercare di colmare per quelli che potranno essere e fare parte del progetto. Per gli altri purtroppo dovrò fare una scelta, ma decideranno le persone che da qui a queste 5 partite poi mi daranno contro a quella che un po' è già la mia idea. La conferenza stampa per il rientro di Andreatini come direttore sportivo della Fermana è stata anche l'occasione per il giocatore Misuraca, che domenica durante il match perso 3-2 contro l'Arezzo si è reso protagonista di un battibecco con i tifosi per scusarsi pubblicamente. Ci tenevo a scusarmi pubblicamente, cioè il direttore insieme a me ci tenevamo a scusarci pubblicamente per il mio gesto e basta, niente. Poi, come ho già fatto ieri, tornerò a lavorare ogni giorno e l'impegno sarà sempre il massimo.